Quali sono le problematiche riscontrate nel corso delle lavorazioni sul ponte Ficarola lungo la strada statale 19 Ter, dorsale Aulettese? Ce lo spiega nel dettaglio l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile di ANAS Campania, il quale chiarisce, tra le altre cose, che le limitazioni al traffico, la chiusura dell'arteria, si sono rese necessarie anche per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle limitazioni di carico dei mezzi pesanti che passavano sulla struttura. Sin dal novembre 2018, quando la statale 19 Ter dorsale Aulettese è rientrata nella competenza di ANAS, l'azienda ha messo in campo un piano di riqualificazione dell'intera arteria stradale. Tra queste attività rientrano quelle di manutenzione programmata sui ponti Calibri, Ficarola e Massalettere per un investimento di oltre 11 milioni di euro. Sulle strutture già dal 2020 vige una limitazione di carico sul passaggio dei mezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate. Il mancato rispetto di queste limitazioni e soprattutto quanto stabilito anche durante i COV in prefettura e con gli enti locali ha determinato la chiusura di queste opere per una questione di sicurezza delle maestranze al lavoro. Inoltre, sia per il ponte Ficarola che per il Massavetere si sono verificati degli imprevisti. Nel dettaglio, durante le lavorazioni del ponte Ficarola si sono staccati dal ponte storico adiacente all'opera delle pietre. Tutto ciò ha fatto determinare l'immediata interruzione dei lavori. Per risolvere tale problematica, quindi, è stato redatto un progetto chiaramente condiviso con gli enti competenti al fine di riprendere al più presto poi le lavorazioni. Superata questa problematica e l'altra problematica di approvvigionamento connesso al periodo estivo scorso, i lavori sono in corso di esecuzione, soprattutto relativamente al consolidamento dell'estradosso dell'impalcato e la realizzazione di un cordolo portabarriere, e la circolazione sarà ripristinata a senso unico alternato entro fine mese. Successivamente, mentre proseguirà il completamento degli interventi, saranno avviati anche sul ponte Calibri i lavori già programmati proprio con la riapertura delle due opere. Tutto ciò allo scopo di non gravare sulla circolazione dell'intera area.